Salve a tutti, anche oggi abbiamo un attrezzo da fare per il nostro tornio. Vediamo. Ecco, io credo che non ho una fresatrice fissa e mi piace usare il tornio per spianare diversi pezzi in lavorazione. E mi piace usare questo utensile perché le spiana abbastanza bene. La corsa del mio carrello, del tornio, è più o meno 19 cm, 19 abbondanti, dopo però c'è il rischio che esca, quindi sfruttabili sono 185 mm, diciamo, ecco, sfruttabili a pieno. E quindi se io metto su, per esempio, una barretta come questa di 130 mm, io inizio benissimo, di qua inizio, ta 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 ta, e poi arriva un punto che finisce la corsa, però nel frattempo la parte dietro della coda fa una fresatura rovescia. E non riesco a finirlo completamente perché finisce la corsa del carrello, quindi mi rimane il pezzo con due tipi di fresatura. E quindi vorrei fare un utensile io, da mettere così, molto grossolano, grezzo anche se volete, da mettere al volo sul mandrino, da fare una fresatura per intero, tutto dallo stesso lato. E questo lo faremo con questo piastrone, che è questo ritaglio del plasma. E faremo con questo piastrone, faremo un bel discone, e poi ci attaccherò questo utensile che non uso più perché l'avevo un po' mollato male, e ci attaccherò questo utensile, così lo sfrutto, e per vedere se riusciamo a fare un utensile grande in maniera che il pezzo possa entrare e rimanere sempre al suo interno senza essere lavorato dalla parte posteriore. Mamma mia, quanta ruggine, povero tornio. C'è ancora un po' di cavette qua, adesso le facciamo un altro passaggino. Mi sono liberato di un po' di ruggine, che è odiosa, non lo sopporto. Adesso facciamo un foro qui, grande, e dopo vediamo la misura che ci serve.
Ecco il nostro cerchio, bello spesso. Lo so che non vi piace questa tacchetta, non piace nemmeno a me, però mi serve tutta la misura per arrivare ai 20 cm praticamente, 21, per avere un po' di tolleranza, e di conseguenza non posso toglierlo. Però in compenso adesso, siccome che adesso dovrò troncare questo utensile, e devo usare la testina solo, lo solderò proprio in dritto qui, così va a recuperare un po' di questa magagnina. Un po' lo fondo col flex, ma non completamente, lo fondo solo un po' per dargli l'inclinazione giusta per l'inclinazione di taglio corretta verso il centro, diciamo, e dopo con la saldatura ricopriremo tutto il resto. Avanti. Ecco, ho già fatto la sagomatura per appoggiare bene la testa dell'utensile, ho allargato anche questa magagnina che c'era, adesso vi faccio vedere cosa servirà. Ecco, qui adesso aggiungo un ulteriore inserto qui dentro, proprio per rinforzare la testa di questo utensile, che andrà messo montato così. Qui ne useremo un pezzettino, ne useremo. Qui c'è già la riga di mezzeria e tutto dovrà combaciare con questa linea. E ovviamente mantenere un suo squadro. Ecco, abbiamo saldato il porto utensile. Non è bellissima la saldatura, ma quando ci vuole, ci vuole. Un bulone qui non poteva tenere. Ecco, l'abbiamo saldata esattamente sulla riga di mezzeria, praticamente. Quindi così lavora alla perfezione, lavora. Adesso dobbiamo creare un contrappeso dalla parte di qua, dalla parte dietro, dove non si vede, per bilanciare quel peso qui, a sbalzo. Qui avevo già fatto i segni di riferimento dei quattro centri. E adesso qui con un piastrino andrò ad avvitarlo dietro. Questo è leggermente più peso, ma va bene perché poi devo arrotondarlo come il disco. Ho messo su il maschietore, adesso mettiamo su un piccolo maschietto di 6 per fare due filetti qui in questa flange. Eccolo lì. Passiamo un po'. Bellissimi questi filetti. Anche questo, se volete vederlo, vi metto su qui il link, così potete vederlo sia sopra che sotto nelle descrizioni. Ed ecco il contrappeso, che l'abbiamo già finito qui e qui invece va tornito, quindi non c'è bisogno di dire, e anche della parte qua va spianato, quindi non serve, lo facciamo dopo col tornio. Ecco, questa va così, questo contrappeso, ci riusciamo, ecco, la svasatura è stata fatta molto profonda, appositamente, così posso tornare la parte sopra fino a che troviamo il peso giusto, praticamente. Adesso lo metto sul tornio e comincio a lavorarlo.
Ed ecco il nostro discone finito, ci manca solo la placchetta. Adesso facciamo la prova del bilanciamento per vedere se è equilibrato. Ecco, più o meno qua, più o meno. Guardiamo più o meno. Ecco, la distanza è questa qui. E la stessa distanza l'abbiamo qui. Quindi siamo praticamente perfetti. Molto bene. Ora mettiamo su la placchetta. Ottimo, così è praticamente completa. Dietro c'è il suo contrappeso, il bilanciatore che sta in mezzo alle griffe praticamente, sta, non è bellissimo, ma l'importante è che funzioni bene. Andiamo a provarlo su Tornio. Ed ecco che siamo sul tornio. E io l'ho fatto in questo modo perché praticamente usando le griffe in estensione non abbiamo mai bisogno di cambiare le griffe per mettere su questo tensile praticamente. L'avessi fatto in contrario, dovevo cambiare le griffe, dovevo fare tanti lavori in più. Invece così, nulla. Basta solo inserirlo e allargare le griffette. Il contrappeso va a finire tra le due griffe. Quindi non disturba e non si vede. E noi mettiamo l'utensile praticamente in dritto a una griffa, più o meno, non è che sia importantissimo, più o meno lì, ecco. Così è anche molto più robusto perché si appoggia il dietro, appoggia praticamente, e poi stendiamo le griffe e siamo già a posto. Un secondo, due forse. A posto. Una bella strinta. In questo caso è una bella allargata. Ottimo. Adesso tutto a posto, sì. Proviamo a accendere. È super bilanciato. Non vibra niente, non vibra. Siamo praticamente a posto perché non vibra nulla, via. Adesso mettiamo su un pezzo sulla morsa e facciamo subito una lavorazione e vediamo se lavora bene. Avanti. Ecco, se facciamo lo zero, facciamo praticamente lì, ok. Torniamo via appena appena solo per spianarlo e vediamo come viene. Togliamo 3-4 decimi. Così blocco il carrellone e siamo praticamente a posto e possiamo partire a vedere se lavora bene. Ecco, ha finito la lavorazione e come abbiamo visto non entra dall'altra parte,
quindi non viene interessata dal ritorno di questo utensile dalla parte rovescia, quindi prende solo una parte praticamente. Abbiamo ancora 5 cm di buono, quindi possiamo fare un 18 cm o 180 mm tutto d'un fiato praticamente. Adesso lo sposto, vediamo com'è, lo smontiamo. Bello, mi piace, molto liscio, ottimo. Ora proviamo a fare una passata più potente, che con passate di 2 mm praticamente, e aumentiamo anche l'avanzamento, raddoppiamo l'avanzamento, vediamo come lavora, se ha anche forza, insomma, se si può usare con forza. Andati benissimo, siamo andati, non ha nessuna paura, non ha, il lavoro l'ha eseguito perfettamente. Smontiamo il pezzo, porta materiale senza problema, ottimo. Abbiamo visto che ha lavorato benissimo sia di qua che dall'altra parte, ma lo scopo principale era avere la spianata principale e non quella secondaria, e quella secondaria fa dei giri diversi ed è brutto da vedere. Messo così è unica, uniforme, bella e mi piace, insomma. Ottimo. Ci sono attrezzi che per la loro tecnica sono molto stimolanti. Questo lo è un po' meno, diciamo, non è molto stimolante da fare, però mi serviva e quindi andava fatto, via. E niente, ci sentiamo alla prossima puntata. Vi ricordo che alla fine di questo video ci sono tutte le schermate finali dei vari video con il link per poterli vedere, degli attrezzi che vi ho promesso. E niente, buon utensile rotante a tutti e alla prossima puntata. Saluti, ciao ciao!